Cominciamo questa nuova puntata del Signore degli Anelli con l'anteprima del TG del capitolo 6, La Vecchia Foresta, 7, Nella Casa di Tom Bombadil, 8, Nebbia sui Tumuli Notte. TG Contea, unico giornale radiofonico con le ultime news di Frodo e Company. Iniziamo con le notizie. Frodo e amici si perdono nella foresta aggrediti da un albero, ma niente paura. L'eroe della settimana, Tom Bombadil, li salva. Tom aiuta gli Hobbit a uscire dalla foresta e gli Hobbit proseguono senza paura attraverso Tumuli Land. Uno dei perfidi spettri tumuli ha fatto prigionieri gli Hobbit impauriti. Ma che succederà, amici? La tensione è massima. Ma cosa sta succedendo? È stata fuori una creatura? Ma sì, è Tom Bombadil! Li sta liberando! Tom Bombadil è un eroe, signori, un eroe. Adesso gli Hobbit si stanno incamminando verso Bria. Direi che per oggi è tutto. È stata una puntata carica di emozioni. Alla prossima. Adesso faremo una sintesi del capitolo 9, all'insegna del puledro impennato. Ed eccoci nella terra di Brea, a Brea, che era il suo villaggio principale. Si sta facendo buio e vediamo Frodo e i suoi compagni arrivare alla locanda dove incontrano il padrone. Questi desidera che siano soddisfatti e li porta nelle loro stanze, dove prepara loro anche la cena. Nel grande salone della locanda incontrarono altri Hobbit, ma questi iniziano a fare troppe domande. Frodo è preoccupato per questo, ma la sua attenzione cadde su un personaggio strano, chiamato Gran Passo. Si mettono a chiacchierare e Gran Passo mette in guardia Frodo sulle troppe cose che i suoi amici stanno raccontando. Infatti Pipino suscita molta attenzione da parte di tutti i presenti. Frodo ricorre ai ripari e inizia a fare il buffone. Canta e saltella, in quel momento ha la grossa tentazione di infilarsi l'anello al dito. Alla fine vediamo cadere e, forse inavvertitamente, mettersi l'anello. Ma quando se ne rende conto, si nasconde e lo toglie. Gran Passo lo affronta e gli dice che non poteva far cosa peggiore di questa. E poi gli doveva parlare di cose molto importanti. Ascoltiamo la sintesi del capitolo 10, Gran Passo. Frodo, Sam, Pipino iniziano a parlare con Gran Passo, che gli chiede di andare con loro visto che conosceva molto bene il territorio. Accettano solo dopo aver visto una lettera mandata da Gandalf e ricevuta attraverso il signor Cattaceo, e scoprono che il ramingo si chiama Aragorn. A un certo punto ritorna Merry spaventatissimo e dice di aver visto i Cavalieri Neri. Sanno di essere circondati e quindi decidono che all'alba sarebbero partiti in segreto. Ascoltiamo le tematiche dei capitoli 9 e 10. Il tema di questo capitolo è il dubbio, perché Frodo non sa se Omorzo ha delle buone intenzioni riguardo a lui e la compagnia. E prima della lettera di Gandalf, Frodo non sa se accettare o no la proposta di Gran Passo, cioè partir con loro. Protagonisti e gli antagonisti dei capitoli 9 e 10. Allora, i protagonisti secondo me sono la compagnia, perché sono felici di essere arrivati in questa locanda e fieri di loro, Gran Passo e il locandiere perché vogliono cercare di aiutare la compagnia. Poi invece gli antagonisti sono l'anello, perché riesce ad impadronirsi di Frodo, invece i Cavalieri Neri perché
riescono sempre a fare paura alla compagnia e quindi a farli scappare da loro. Ascoltiamo cosa ha colpito Luca e perché. Questo capitolo mi insegna di non aver pregiudizi. L'apparenza può ingannare, non esporsi quando non si conosce chi si ha di fronte, contare sugli amici veri, mantenere le promesse. Ascoltiamo un documentario sul capitolo 9. Buongiorno e benvenuti a uno speciale di TG Contea. Questo è un documentario intitolato La Compagnia Brea. Brea è il villaggio principale della terra di Brea, una piccola regione poco abitata. La cittadina sorge in un magnifico paesaggio rurale, contornato da colline e boschi. Gli uomini di Brea sono discendenti dei primi migranti della parte occidentale del mondo di mezzo. Un gruppo di 100 case di pietra sono situate per la maggior parte sopra la via principale, protette verso ovest da un profondo burrone, siepi e cancelli lo rendono sicuro dall'esterno. E al calare della notte le porte d'ingresso della città vengono chiuse per la tranquillità dei cittadini. Gli abitanti sono piuttosto bassi, impiantati con capelli castani, carattere giocondo e indipendente. Vanno d'accordo con gli hobbit, elfi e nani. Brea anticamente era un'importante crocevia tra la via est e la via ovest, frequentata da tantissime genti. Ora non è più così, ma esiste ancora la famosa locanda, luogo di incontro per tutti coloro che amano chiacchierare e ziare. Era anche il luogo dove i raminghi e i pochi viaggiatori sostavano. I raminghi erano misteriosi vagabondi e nessuno aveva informazioni sul loro conto. Si dice abbiano una vista e un udito eccezionali e una straordinaria capacità di comprendere il linguaggio delle bestie e degli uccelli. È proprio lì dove i quattro hobbit arrivano una sera. La locanda dall'esterno aveva un aspetto piacevole, la facciata era sulla via principale e due ali si stendevano sul retro. Un grande arco conduceva al cortile dove era situata la porta d'ingresso. Un grosso cartello riportava il nome Il Puledro Impernato di Omorzo Cattaceo. Frodo e la compagnia vi entrarono. Adesso ascoltiamo un monologo di Gran Passo. Il signor Baggins ha sbagliato tutto attirando così l'attenzione, che poi non si lamenti se i cavalieri neri vengono a sapere la sua posizione. Però ora devo rivelargli quello che so e avvertirlo del pericolo, così potrò continuare il viaggio con lui. Figuriamoci, non durerebbe un giorno con quegli uomini neri che gli stanno alle calcagne. Lui non sa quanto sono pericolosi, ma io lo so bene. Poi ci mancava solo quell'avvistamento di uomini neri da parte del signor Merry. Speriamo di non avere sorprese questa notte. Comunque sia, domattina partiremo all'alba, sperando di non incontrare imprevisti. Eccoci qui con questa edizione straordinaria di TG Contea, perché è stato appena fatto un ritrovamento sensazionale. Infatti è stato ritrovato il diario di Gran Passo. Ascoltiamo. Caro diario, oggi 29 settembre, finalmente dopo tanto tempo è arrivato Frodo e Gandalf mi aveva avvisato del suo arrivo, però non mi aspettavo così tanto ad aspettare. Prima non si fidavano di me, però forse per il mio lato un po' tenebroso. Poi le ho proposto un patto, ma non erano ancora certi. Successivamente, quando hanno visto e letto la lettera di Gandalf, da lì Frodo si è fidato di me. Però Sam non subito. Temo un po' che questo Sam potrebbe ostacolare la mia missione. Dopo un po' è ritornato Merry e ha detto tutto sconvolto che aveva visto i cavalieri neri. E allora io ho deciso che bisognava partire la mattina seguente. Per ora è tutto, alla prossima!
Si conclude così questa quarta puntata con notizie belle e brutte, ma soprattutto un ritrovamento molto speciale.